Diciamo che c'è il sodalizio d'amore che si manifesta quando, soprattutto nelle relazioni a lungo termine, viene meno la passionalità, cioè esiste soltanto un buon dialogo, una buona intimità, ma viene meno la passionalità, per cui diventa un amore, un sodalizio d'amore. Oppure potrebbe essere, diciamo, una relazione che si sviluppa secondo queste modalità, no? Quindi un tipo d'amore si sviluppa. Ora, la cosa che uno dovrebbe dire, questo tipo d'amore che si è sviluppato, diciamo così, è una costrizione che io ho oppure è un qualcosa che io voglio? Perché poi l'amore, tra virgolette, completo, quello che definiamo amore completo, salutiamo Ionita, quello che definiamo amore completo dovrebbe avere anche l'impegno, fondamentalmente, no? Dovrebbe avere la passione. Una buona intimità, un buon dialogo, una buona emozione e diciamo anche un impegno reciproco. Ora, se ci sono tutte queste tre cose, è un amore completo. Ma non è detto che una persona voglia un amore completo. Ecco, il primo concetto è la cosa importante è tu ti senti soddisfatta, salutiamo anche Betty, ti senti soddisfatta in amore. Quando ovviamente questa persona ti dà esattamente quello che tu vuoi, quindi quando ti dà esattamente quello che tu vuoi, allora diciamo che la cosa procede e non diciamo e non ci sono problemi fondamentalmente. Poi durerà quello che durerà. Ovviamente la conoscenza è quel momento in cui due persone si incontrano per la prima volta, i loro sguardi si incrociano, inizia a svilupparsi una curiosità reciproca, no? È la fase in cui si vuole conoscere una persona, ma spesso noi invece ci lasciamo tirare in ballo da situazioni sballate, no? Perché nella prima fase noi dovremmo capire quali sono gli interessi, le abitudini, le routine, giornalieri, i valori, le credenze di questa persona, no? Se viene superato questa fase, una persona si potrebbe provare attrazione. Attrazione che non deve essere solo fisica, ma anche un'attrazione emotiva, si deve creare un minimo di alchimia. E poi, diciamo, se ci sono queste due fasi, salutiamo anche Fabrizio e Gabriella, se ci sono queste fasi si svilupperà anche quello che noi chiamiamo innamoramento, che è un'altra fase. E poi c'è quello che dicevamo prima, l'amore, no? L'amore è quello che diciamo. Ora, in tutto questo ci possono essere dei problemi. Ci possono essere dei problemi. Qual è il primo problema che si può manifestare in una situazione di questo genere? E i problemi che ti tengono legato alla situazione non sono un caso, perché dovreste mettervi in testa questa cosa. Se c'è un problema e voi restate nella situazione è perché è una lezione da imparare, è perché il karma ti sta mandando una lezione da imparare. E altrimenti diciamo altrimenti, non, altrimenti fin tanto che non avrai imparato questa lezione, resterai vincolato in situazioni assolutamente negative. Allora, quindi il primo problema è che quando una situazione non ti piace più, tu dovresti chiuderla. Le persone che hanno una situazione che non gli piace e continuano a restare in quella situazione, si scavano la fossa da soli. Anche il karma rimanda a settembre, bravo, salutiamo Andrea Giovani. Il primo problema è l'amore non ricambiato. L'amore non ricambiato è il primo problema. Però devi metterti in testa che tu non puoi obbligare una persona ad amarti come tu vorresti che ti amasse. E questo è il concetto di fondo. Non puoi, se tu non riesci a comprendere questo, non avrai speranze. Tu non puoi obbligare una persona ad amarti come tu vorresti. Quindi è più facile, diciamo, che un cammello passi per la cruna di un ago che una persona cambi per te. E poi se cambiasse per te sarebbe un cambiamento temporaneo. Quindi, cioè, le strategie di seduzione funzionano, ma funzionano quando ci sono già delle basi comuni, fondamentalmente. Quando ci sono delle basi comuni. Spesso, quindi, l'amore non ricambiato, o perlomeno nei termini in cui noi vorremmo, no? Perché, come dicevo prima,
Potrebbe darsi che una persona.